Sì, Rimbaud. Sì. Vogliamo leggere. Sì. Lei conferma gli interrogatori che ha reso? Se mi è consentito, revocherò io in parte di quanto mi è stato contestato. Quindi lei conferma? Certo, certo, anche per abbreviare. E intanto vuole aggiungere qualche cosa, dica. No, intanto pregherei la Corte, lei in particolare, signor Presidente, se ci sono domande da fare. Purtroppo sono giù questa sera, io già ho trinetrina sublinguale e sto atrofizzando. Quindi io domande la pregherei... non ho da fare, il pubblico mi dice... Nessuna domanda, lei dica lei. La pregherei di darmi la sua benevole disponibilità, signor Presidente. Ma io sono disponibile, ma se domanda non gliela devo fare, non... Sì, farò anche del mio meglio. Anche perché poi tirate fuori gli interrogatori all'ultimo momento, questo è stato inserito, questo discavo. Allora, lasciamo. Qualcosa inerente al lavoro, alla mia personalità. Noi l'ascoltiamo. Se sono un violento, se la mala sorte mi perseguita. Mi si dà l'opportunità e vi prego di essere paziente. Sì, già sono emozionato io e sapete della mia sofferenza. Mi scuso se mi ripeto, sto atrofizzando, perché ho bisogno di nuovo una coronariografia. Soffro da 10 anni a questa parte. Serio, grave, cardiopatico, con ischemia coronaria, con sbalzi spaventose di depressione arteriosa e di tanto in tanto anche qui ora sto avendo i sintomi. Io me ne sono stato paziente, me ne sono stato io educatamente e civilmente al mio posto, non mi si è dato l'opportunità di sfogare. E questo è il momento. A distanza di 41 giorni sono stato sentito perché punito giustamente da voi. Senta. Non mi si è data l'opportunità di chiarire che cosa mi è successo. Finalmente stamattina sono sceso io in pretura ed è stata nuovamente rinviata per accertamente che qua il signor Presidente ha dato la disponibilità autonomamente di venire con mezzi propri qua e non ci sono orari. Mi dovete perdonare, la vostra, io quello che dico io è perché lo sottopongo alla vostra attenzione, signor Presidente, e mi dovete perdonare se oso, che non è mia intenzione. Non c'è orario nella vostra disposizione, infatti qua io di mattina sono stato male e sono venuto di pomeriggio, infatti io e altri analogamente a me, anziché dalle 10:45 si è venuto un po' prima, un po' più tardi. Ma io cercavo di sfogare io nel mio intervento, nel mio primo impatto con lei. E gli volevo dire, io non sono un irresponsabile. Gli volevo dire che io sono mortificato, l'umiliazione e la mortificazione che ho subito è grande. Perché? Perché a prima vista si crede uno che ha il privilegio, uno che ha il bene supremo di godere della libertà, sia pure il rispetto della propria famiglia. Sì, l'imputato è stato... era agli arresti domiciliari. Uno che ha questo bene supremo, che io me lo sono fatto 10 anni di carcerazione, so che cosa significa la carcerazione, ho questo bene, questo privilegio di stare a casa mia con i miei e io commetto così un'incoscienza. Comunque senta, se lei è malato cardiopatico, non cerchi di non alterarsi, nessun interesse. Lo so, la ringrazio. E poi se ci sono delle... Sì. C'è la documentazione agli atti e quindi poi questo si può vedere. Intanto lei ci racconti, scusi, ci chiarisca com'è stato questo suo fermo successivo agli arresti domiciliari. Lei aveva cominciato a parlare. Sì. C'è in pretura il processo, ma comunque la Corte vuole... Se lui vuole dire qualche cosa, è bene che chiarisca che lei aveva cominciato... nella cella a parlare di questo, però ho detto quando sarà interrogato lei, io l'avevo promesso che l'avrei fatto parlare anche di questo, quindi lo faccio parlare. Lei è stato fermato in via Messina Marina nel cancello sottostante all'abitazione mia, ma l'ho fermato lì, io sono stato visto, però ricostruisco a posteriore. Sono stato visto dagli agenti unitamente a Gregorio Marchese e certo ragioniero
ragioniere Rigano, ragioniere da un'agenzia finanziaria, perché il mio martellamento, il mio scopo è il raggiungimento che ho disponibilità di negozi e voglio io, diciamo, metterli in attività, cosa che non ho potuto fare per mancanza di mense da 8 anni a questa parte. E quindi si parlò, sia pure brevemente, se questa agenzia poteva eventualmente finanziare quello che è l'addobbo dei negozi, come stivile, come frigorifere, come... Se non che io dimentico le pillole, che me le porto sempre, ed io ho qua tanta di autorizzazione, pure qua al carcere, me le porto come... Avevo cambiato giacca e in attesa che non c'era, credendo che ci fosse qualche mio genero giù, ma fu questione di un minuto, non c'era mio genero, allora le pillole, se mi consentite io... Sì, non è che non posso sopportare, perdonate, non è una volgarità, lo so che si dice atto piccolo, a pipì, quando fare a pipì a me proprio mi viene una stretta, non è una stenosi alla coronaria, quindi le pillole, e approfittare di andare su e per dirci contemporaneamente a mia moglie, spicciate, non c'è nessuno dei tuoi geni, veniamo a lasciare tu all'aula bunker. Quindi io non lo so di queste guardie che già sono venute e si sono informate con i due. Io sento suonare a video citofono, mamma mia, qua. E mi sono saliti su, io sono su, già sono a casa mia, pronto, vestito, per scendere. E sono io a farci la missione, dire, lo conosce a questo, sì. Ma lei giù, sì, su giù sono stato e ora sto scendendo. Tuttavia mi portano alla questura. E il fonogramma che fanno a voi, se mi è consentito, è alle 12:20, il momento in cui che ci portano lì in caserma, alla questura, perché ricostruendo io, non era più tardi delle 11 che io già ero giù, ma dico io le ho pregate, strapregate, fatemi andare in causa, mi hanno portato alla questura per ulteriore accertamento, ma me ne sono fatto andare. E io lo stesso mercoledì, lo stesso venerdì seguente del giorno 18, io sono stato qui di pomeriggio. Di mattina non sono potuto venire nei giorni seguenti perché è venuto un certo avvocato Schifano che voleva dettagli, che c'ho un procedimento in corso pure per sequestro. Stamattina tutto questo il pretore se l'ha annotato, mi ha fatto capire, insomma, che non ci sia, a mio avviso, non ci sia né moralmente né penalmente il reato, perché che mi si deve contestare? Evasione, essendo su a casa mia, mi si deve contestare? Tentata evasione, io non lo so che tipo di reato. Si parlava di una passeggiata, che l'era visto passeggiare, questo è stato riferito. Ma signor Presidente, ma dico... No, lei ora mi sta dicendo che era già a casa sua, forse... Sotto casa, però il cancello non arriva fuori dalla strada, vi è come dire un intercapetene fra la portineria prima che si immette lei nella strada. La sua casa dà sulla via Messina Marina? Sì, però la portineria, diciamo così, vi è una rientranza. E il processo è stato iniziato stamattina? Stamattina però l'hanno rinviato ancora il giorno 4 per ulteriore accertamento, per vedere se c'era udienza quel giorno, per vedere qualche altra cosa. 4 giugno. No, se c'era udienza il giorno. Ah, se c'era quell'udienza il giorno che è stato fermato. Ah, sì, sì. Non solo c'era udienza, ma poi è venuto. Ma signor consigliere, io non sono venuto il giorno seguente e neanche il venerdì successivo, perché io sono stato a disposizione di questo avvocato Schifano e se mi è consentito dire, con questo avvocato io mi sono esposto di più, perché ho dovuto aprire i negozi, quindi saracinesca, allora sì che io ero in quel frangente sulla strada, fuori dal cancello. Difatti gliel'ho detto a questo avvocato Schifano, ci disse, avvocato, ma allora con lei meritavo io, che so io, una punizione peggiore. Ma ci sono i miei...
Ma ci sono i miei trascorsi, signor Presidente, unitamente al signor consigliere tutta la cosa. Ci sono i miei trascorsi, ma io mi reputo equilibrato con il suo e con il vostro permesso. Io mi reputo responsabile, io mi reputo, insomma, di stare attento. Perché come le dicevo... Che si riferiscono, ovviamente. Signor Presidente, come le dicevo dalla cabbia, io dal 68, io, che se mi è permesso raccontare sia pure brevemente, che sono stato sottoposto a sorveglianza, a libertà vigilata, 5 volte alla settimana andare nei posti di polizia, dico 5 volte, non ho commesso mai un'infrazione, Dio santo. Io ho vissuto di lavoro fin da piccolo, ho lavorato con l'ente comunale e ho avuto più negozi. Signor Presidente, poi la parte tecnica, la parte, come dire, giuridica... Questo era quello che lei voleva dire per quanto riguardava questo episodio purtroppo increscioso. Ora andiamo alle... Per quanto riguarda le imputazioni, gli interrogatori che ha reso, deve dire qualche cosa, aggiungere qualche cosa? Ma devo dire, io ripeto, con il vostro permesso, già mi sento giù tutto il giorno e già ho avuto qualche leggero attacco anginoso. Ma non vorrei perdere del tempo, non vi vorrei fare perdere del tempo prezioso. Io solo vi posso dire che ho lavorato, io ho fatto il facchì, proprio il portantino fin da piccolo, fin nell'immediato dopoguerra e anche prima della guerra, ma il portantino si intende io proprio con la carretta, a fare, se mi consentite questo termine dialettale, a fare un sciccaretto, a fare un muro, ma poi ho lavorato con l'ente comunale che ancora non avevo la maggiore età. Dico ente comunale che ha istituito più baracche per mantenere i prezzi nel 47. Io ancora non avevo 18 anni e sono stato assunto come garzone e mi hanno dato la prima paga come banconista. Poi ho avuto, diciamo così, una baracca in via Nicolò Garzillo, dove fece clamore cittadino. Poi questa, un'altra baracca a Valdese, quando Valdese era Valdese, c'era la noblesse e l'alta borghesia. Clientela che mi chiamavano Tanino, ho invitati, che mi fai mangiare, che mi fai mangiare. Mi è piaciuto sempre a me, insomma, allontanarmi da certo ambiente, da subcultura. Io ho, se mi consentite, no sete, io ho arsura a deserte che di imparare, signor Presidente. Ma hai avuto mala sorte, Dio santo, mala sorte, se mi consentite, non uso i termini io di vittimismo, di persecuzione, che a voi so che non piace. Ma è stato sventuratetto, signor Presidente. Ci giuro in parola mia, sventuratetto è stato. C'è che un capolavoro, lassù qualcuno mi ama, ma io penso a qualcuno qua giù mi ama della polizia. No, ci può essere, qualche antipatia personale ci può essere. Io ci credo a queste cose, signor Presidente. Signor Presidente, fattore inedito che neanche forse il mio avvocato lo sa. Io ho avuto un processo a Trapani, signor Presidente, ancora oggi e ancora meglio di ieri mi giudico innocente e strano. Vabbè, questa letania, questa nena, questa cantilena, l'avete sentito reiterate volte e continuate a sentirlo. Io e strano un passaggio diede io al duo Laurentino Zerauto, che non sono in questo processo e sono già sistemate, una all'estero e uno nel Veneto, mi pare, perché erano topetti di fogna, ma io un coniglietto. Passaggio diede io, ma se c'è una cosa che io mi rimprovero fortemente, che io mi castigo tutti i momenti, perché se c'è una cosa che mi faccio è di sovente l'autocritica, ma un'autocritica così spietata da far impazzire. Mancai di umiltà in quel processo, signor Presidente, tanto da far insospettire e indispettire il magistrato di quella corte. E non dico che abbia avuto torto, ma la do io la colpa. Passaggio diede in quel processo di Trapani, signor Presidente. Dietro sul vero senso della parola. Però aspetti una cosa, consideriamo questo. Lasciamo stare ora la mia innocenza, la mia colpevolezza. Io fui ritenuto come palo. Io fui chiamato addirittura il terzo uomo. Stava impazzendo un giudice inquirente, un giudice istruttore. Ma finalmente mi definivo un terzo uomo.
mi portò in causa come terzone. Signor Presidente, assai mi rettono, pur ritenendomi colpevole. In primo grado mi diedero 11 anni e 3 mesi. Con l'articolo 116, voi magistrati sapete che cosa significa. Quindi responsabilità minore, che io per il magistrato volle un solo furto di una gioielleria. Meno male, non si trattò di una mela o una bicicletta, di una gioielleria. Si può capire una certa personalità di uno. L'articolo 116. In appello mancai ancora una volta di umiltà e ora forse ce ne ho, e prego il Dio che me ne dà sempre di più, e ora ce ne ho tanta, non da strisciare però, ma ce ne ho tanto quanto basta da ossequiare quello che è l'intelletto. Mi fa continuare, Presidente? Sì, continui pure, no, stavo vedendo. Ma che precedente c'ha lei? Oltre a questo qua di Trapani. Non si recepisce bene certe volte. Dico, che precedente c'ha? Questo precedente qua e poi risale al contrabbando di sigarette con il buscetto e con il sale. 59 io precisai, perché fu gennaio 59. Ma dico io, può un individuo arrivando a un certo punto impelagarsi in un fatto, può un individuo cosciente, equilibrato, che ci piacciono altre cose, dire di questo non ne voglio parlare più? Io penso sì. Io penso che non si possono collegare i rapporti che uno ha con un individuo e continuare nel tempo. Io certe volte mi faccio un mio ragionamento personale sempre da sottoporre alla vostra attenzione. Alla vostra attenzione. Ma dico, esiste veramente anche per voi, mi dovete perdonare se oso, di dire tu conosci quello, tu conosci quell'altro. A mio avviso i rapporti ci vogliono. A mio avviso non si può contestare una conoscenza, magari una parentela, perché io sono implicato qui per la parentela, ma io non posso non aver avuto rapporti con parenti miei. Io, l'avvocato mio, il quale mi degna con grande pazienza a difendermi, avvocato mio, quello che è la parte tecnica, giuridica, può dimostrare che già io ho passato un processo per analogo che fatti, un processo dove mi si imputava droga, associazione, eccetera, eccetera, è un'assoluzione. Quindi io non ho contatti, ma questo processo si fece l'anno scorso, signor Presidente, e siamo in sede di appello. Questo processo e questo risultato è dal giugno 85. Quindi dico, arrivando a un certo punto, mi dovete scusare se mi sono dilagato un po', si può contestare quella, ma a mio avviso si devono contestare i rapporti che ci sono fra un individuo e l'altro, fra un parente e l'altro. Quindi io sono qua per gli stessi fatti, però se mi consente vorrei dilungarmi, sempre se ho il suo permesso, signor Presidente, vorrei dilungarmi ancora un po' su questa carcerazione di Trapani, per definire, per delineare quello che è lo scavone, di quello che ha fatto, come si è predicato e di quello che ha cercato. Quindi restringendo i termini, 8 anni, 11 mesi e giorni 20 di reclusione. E mi aspettavo io la conversione in multa del contrabbando di Taranto. Disse, madre mia, 9 e 3 e su 12, a 30 anni. Avevo 30 anni, nel 61, ancora 31 non li avevo fatti. Dissi, io 12 anni me fare. Ho avuto qualche cresetta di quella che si chiama crisi. Poi mi sono ripreso. Ma anziché di 3 anni di contrabbando di sigarette in multa, mi convertirono 4, 3, perché sono il primo io in certe cose. Venne di moda l'evasione IGE, che ancora non c'era l'IVA, mi aumentarono 1/3 della pena e mi convertirono 4 anni, 9 e 4, 3, vice 13. Ma in questa carcerazione... Efficientilice, signor Presidente. Ma in questa carcerazione mi pare che non dispiace sentire quanto ho da dire brevemente. In questa carcerazione mi riprese, se mi consentite ogni tanto qualche termine dialettale, disse, metterà un carretto, già avevo una figlia natami appunto in questa carcerazione, che ora si è sposata ed ha una figlia.
e si mette la lucarretta. Diventai il padrone io. Dico il padrone senza divisa, se mi è consentito, dei conti correnti di Trapani, che abbracciavamo Carcero Vecchio e Colombaio. A Trapani c'è un isolotto, la forza di circa 400 persone, 400 detenuti. Spaziava, avevo facoltà, ho una buona calligrafia, tra l'altro maneggiavo il 76, dove si fanno tutte le operazioni di entrata e di uscita. Ero veramente valente, ci sapevo fare. Vi racconto un episodio brevissimo. C'era Parrino da Padre Arcobasso Salvatore, allora si censurava la posta. Io ero l'uomo di fiducia pure del prete, del cappellano del carcere. Ci aiutavo io, non a censurare la posta, ma ci aiutavo io a prendere posta. Vi era un professore addetto, mandato dal ministero, gentiluomo, non offendendo, di stampo antico, Marco Malato. Io fra il mio lavoro abbondante, qua dico io, a voi non fa dispiacere questo fatto, fra il mio lavoro abbondante che avevo tutti i giorni ed ero impegnatissimo, trovai il modo perché questo cristiano volle di studiare. Ho testimonianza che io ho studiato a Trapani. A dire di lui, io già ero all'altezza in pochissimi mesi di poter superare un esame o come geometra o come ragioniere. Ho testimonianza perché mi hanno fatto uscire un libro di un modello dei conti correnti. Mia figlia prima, l'altra figlia mia dopo, se l'hanno custodito in maniera gelosa, che lo rinvenne ancora prima che sto fatto da Rizzare, e ce l'ho a portata. Se la corte lo volesse vedere, mi finivo a sfera. Studiai il congresso Euro 14. Le dico, in quel periodo già io mi ripassai e diede dimostrazione di studiare. 8 anni effettivi mi fece di carcerazione, signor Presidente. Ritenuto responsabile di un furto, no, come dicono i verbalizzanti, come dicono l'ordinanza, rapina, scaturì, ma scaturì perché i meschini chi per amore con lo scanto di scappare, successe così, si complicò il discorso, ma guardandolo a prima vista, e questo è tutto il mio dossier, anche adesso che finiva a te, signor Presidente, io non ho più niente, non ho più niente. Ove tale mi scarcerarono per mancanza di indizi, perché volutamente si volle identificare a me come persona e poi risultò non essere io la persona. Ho fatto di Torino per 2 biglietti da 100.000 lire e lì mi venne a me a Botticelli. Da lì, perché io, e ho finito, signor Presidente, non mi dilungo, non vi annoierò più, non vi tederò più. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? Ora 56 ce ne ho, Presidente, e c'è la morte di un fratello mio per infarto proprio 7 anni fa, e morì a 56 anni, del classe 23. C'ho un fratello fortemente da 30 e rotti anni di diabete. E mio padre mi sono andato a baccheria prima in esce, perché mi graziarono poi per condotte irreprensibili, mi graziarono nel 68. 8 ottobre 68, se non che lei sa che è conseguenziale la misura di prevenzione. In quella carcerazione avevo già assegnato la sede, Palombaro, provincia di Chieti, con obbligo di soggiorno. Allora c'era il presidente signor Pizzilli e me l'ha tramutato da soggiorno a sorveglianza, perché mio padre si diceva ragazza prima, ma accattò una tabaccheria. E ora faccio il costruttore, io sono abilitato a fare il costruttore. Io ho da 8 anni che faccio il costruttore, però in prima persona e in economia. Io ora mi debbono dare la mia quota parte a coloro i quali hanno 30 anni, 40 anni di esperienza, perché l'ho fatto in prima persona. Un altro processo, il primo, dove me ne sono andato assolto.
io fui, mi si dichiarò alcuni mesi latitante, ma io non mi feci latitante, io ero nel fabbricato. C'è la segnaletica della finanza di Piazza Sturz che a me mi trovarono vestito da muratore con la pulsantiera della cruna nelle mani. Io non sono stato in condizione di portare a termine i miei lavori e i miei impegni. Io ho fatto quattro fabbricati in 8 anni. Io ne posso fare uno ogni 10 mesi. I competenti mi facciano dei test, se io non sono in grado di rispondere e metterlo in pratica, io perdo qualsiasi cosa. Eppure non ho avuto questa possibilità e nessuno mi ha dato la possibilità di poter attuare i miei impegni. Io non ho difficoltà a guadagnare soldi, signor Presidente. Io vi dico un'altra cosa, ho finito, che neanche sa l'avvocato. Io quando fu che mi hanno scarcerato dalla carcerazione di Taranto, io sono un gruppiere di quelli dei fine, io dovrei avere paura, dovrei temere a dire queste cose perché bischio, volere e potere, signor Presidente. Io sono abilitatissimo, ambidestro, di roulette. E voi sapete, perché uomini di mondo, uomini di esperienza, io sono un bravo gruppiere pure di scemente ferro. Se è bravo è come il pugile, scemente ferro, uno che può essere mezzo bravo e mezzo no, se è valido è valido. E beh, pure io dopo la carcerazione mia, che mi sono reso conto di un certo ambiente, di un certo andazzo, per favore va. Ma io tutto, perché allora si diceva la riapertura del casinò di Taormina, eccetera, eccetera. Io mastico anche il francese, ma mastico le parole essenziali. Per dire, io non ho difficoltà quando si prospetta una certa condizione e quando non si gioca con la responsabilità individuale né dei terzi, io non ho difficoltà a guadagnare soldi in trasparenza nel lavoro. Io per esempio, per finire, ho finito davvero. Io ho 700 metri di superficie come locale. Io quanti soldi guadagnerei se mi si desse la possibilità di mettere in attività questi negozi a livello manageriale? Ma purtroppo è da 8 anni che io non ho questa possibilità. Ho cominciato a far abbassare il soffitto, Ho finito, signor Presidente, allora, mi scusi se aver... Ma intanto io, signor Presidente, paternamente, insomma, da ora di legge... Sì, l'ho capito, la sua... Ma datemi un po' c'è di un'istanza, conforto. No? C'è un'istanza fatta? Avete fatto istanza? Prima siete per concludere il processo intanto in pretura, ovviamente. Ma non mi fate mancare il vostro conforto, signor Presidente, ne ho no, bisogno. Conforto sono vero senso no, no. Conforto. Ma il vostro conforto prendendo qualche iniziativa umana... Ma iniziativa... Non prendiamo iniziativa. No, vabbè... Va bene, già sto balbettando, ma dico, venitemi all'incontro, Dio santo, processualmente sapete la posizione mia, sapete le mie disavventure giudiziarie. Va bene, si accomodi.